È un piacere portarvi i saluti della Direzione Generale, i saluti di Banca Tema, che un'altra volta vedono Lorella qui da noi ospite, non gradita, a casa. Grazie. A casa, perché quando Lorella è qui regala delle emozioni che solo chi è qui riesce a percepire e a vivere, per cui quando mi è stato chiesto di poter presenziale per la Direzione Generale, per me non è stato un piacere, è stato un onore, e non sono parole fatte, perché il rapporto con Lorella l'ultima volta adesso mi ricordo mi ha fatto piangere, quindi più piangere nemmeno una maglia De Filippi, per cui io questo basta. Mi ha incuriosito, lo dicevo prima, questo nuovo modo di rappresentarsi, e tra l'altro non di rappresentarsi ma di farsi rappresentare. Mi ha incuriosito molto, tanto che gli dicevo che ho voluto aspettare a vedere il film se non dopo l'interpretazione che ne dà il regista, perché secondo me leggerlo prima sarebbe stato, non voglio dire un errore di interpretazione, ma sicuramente l'avrei letto in maniera diversa rispetto a quello che doveva essere rappresentato. Anche perché Lorella ha questo modo di stupire che conosciamo con le poesie, ma non conosciamo con la parte romanzata o prosaica, insomma. Per cui, con grandissima curiosità, sono venuto a presentarla e a salutarla. Il problema è che mi si è presentato un impegno urgente a cui non posso mancare, ma Lorella sa che tornerò, perché non mi posso mancare sicuramente. Se non facciamo la lacrimina, è inutile venire lì. Grazie Lorella di essere di nuovo con noi, e ti porto saluti di Fabio che si scusa in mille modi, ma voleva essere qui ma non ce l'ha fatta. Sì. Grazie. Rimangoci qui. Sì, certo, cioè, assolutamente sì. Bene, buon pomeriggio, io sono Angela Cingottini, per chi non mi conosce, amica di Lorella da vari anni, amica di Paola un po' meno nel senso da un minor periodo. L'ho conosciuta grazie a Lorella 3 anni fa, e quindi sono qui oggi pomeriggio molto volentieri con loro per dare una mano, per presentare questa loro creatura appena nata, questa opera a 2 mani, anzi a 4 mani, che in realtà mi fu presentata già qualche tempo fa quando me la affidarono dicendomi di leggerla e vedere un po' cosa ne veniva fuori da parte mia. E a me è piaciuta talmente tanto che mi sembra naturale essere qui stasera con loro per vedere di far volare al più presto, come Pippo, questa nuova opera. Siamo qui per una festa di battesimo, e come tutte le feste abbiamo gli autori, anzi le autrici, e poi abbiamo anche un po' di musica, perché nelle feste la musica non può mancare. E quindi vi presento un momentino le autrici, anche se le conoscete, ma insomma forse qualche cosa posso dire. E vorrei cominciare da Paola, perché come ho detto la conosco un po' meno, e quindi è stata un pochino una scoperta anche per me leggere di lei dopo aver letto questa bella cosa, ecco, diciamo questa bella cosa. Paola, mi ricordo che quando Lorella me la presentò mi disse: ah sì, vieni da Siena, io ho studiato a Siena, mi sono laureata con Antonio Prete. Che io ho drizzato le orecchie, perché sentire una persona che si laurea con Antonio Prete significa avere davanti una persona che ama la lettura, che ama la scrittura, che ama la poesia, e quindi capii subito di che tipo di persona poteva trattarsi, e questo libro me ne ha dato la conferma. E leggendo un pochino le sue cose ho visto che, oltre ad essersi laureata e quindi insegnare, come in genere chi si laurea in lettere insegna, vero? Insegni filosofia. Ecco, però mi sono laureata con Antonio Prete, una tesi tra letteratura e filosofia. Bellissimo. E quindi comunque Paola insegna, ma accanto a questa sua professione, Paola, mi sembra che se ne sia creata un'altra che non so se come interesse non supera addirittura quella dell'insegnamento. Non lo so. Sto parlando della tua seconda professione, cioè quella di scrivere. Ah, beh, no, professione, di scrivere, Madonna, ecco. Io la vedrei quasi come una professione, perché ho letto che Paola ha fatto delle riduzioni e adattamenti per il teatro, quindi di opere classiche, in questo caso vedo Il canto di Natale di Dickens, Il grande Gatsby, tutti fatti per Carla Berlini, oppure però ha fatto anche delle opere autonome, quindi ha sviluppato dei soggetti
e presentandoli in teatro e lavorando anche, interpretandoli anche. Tant'è vero che ho visto che nel 2018 per il ruolo di Carolina nelle Sorelle Materassi ha ottenuto anche un premio come migliore attrice. Quindi insomma vedo che questa tua seconda professione... Ci si diverte. Ecco, ci si diverte e mi sembra la cosa migliore, no? Divertirsi per quello che si fa. Ecco, tra l'altro fa parte della Compagnia dei Teatranti di Fabio Cicaloni, quindi mi sembra che questa sua professione la impegni abbastanza, quasi come la scuola, se non di più. E per il rapporto professionale amichevole con Lorella dico che ha scritto anche la prefazione all'ultima raccolta di poesie di Lorella, Pippo come l'azzurro. E invece parliamo un momentino di Lorella che sta lì, la vedo pallidina, non so come mai. La vedo pallidina, Lorella. Mi sento piuttosto pallida. Si sente. Che sono una brutta faringite e sto cercando di non svenire. Evita. Sto dopandomi, Evita. Va bene, parliamo un secondo di Lorella, evitiamo la sua operazione, le sue condizioni, insomma, parliamo della poesia. Lorella, dopo essere passata attraverso altri tipi di arte, di espressione artistica, si è dedicata alla poesia e mi ricordo una volta quasi per caso, spinta da una persona che voleva farla partecipare ad un concorso letterario, e quindi non è stata una cosa autonoma. Comunque ha scritto questa poesia in poco tempo, Gérôle, con la quale si è classificata tra i primi 10 nel concorso Città di Porto Recanati, quindi mi sembra anche una cosa... E questa poesia è diventata il titolo della sua prima raccolta di poesie pubblicata nel 2007 e nel 2010 è stata anche inserita in una antologia scolastica della Zanichelli, quindi non è nemmeno l'ultimo arrivato, insomma, l'hanno messa in un'antologia scolastica così che i ragazzi possono leggere la sua poesia e magari potranno essere stimolati a leggerne anche altre. Il suo secondo libro di poesie, la sua seconda raccolta, è stata nel 2013, Sirena Guerriglia, e nel 2016, Attimi tra meridiani e paralleli, e l'ultima, Pippo come l'azzurro, nel 2018, con la prefazione, abbiamo visto, di Paola. E, ha delle collaborazioni con musicisti, perché nel 2012 Carla Baldini, che abbiamo qui, ha messo in musica la poesia 14 marzo 92 che è diventata una bella canzone, anche c'è un bel video, Io sono come, interpretato dalla stessa Carla Baldini. Mentre Andrea Bonucci, che vediamo lì a sinistra, ha interpretato, musicato Come l'azzurro da Pippo, quindi abbiamo anche queste collaborazioni con musicisti. Però Lorella ha anche una grande attività pubblica, sociale, è stata commissario nella Commissione di Pari Opportunità del Comune di Grosseto, fa parte attualmente della Consulta Comunale sulle Barriere Architettoniche e gestisce... Facevo. Facevi? Facevo. Allora bisogna aggiornare il curriculum. Adesso la consulta non c'è. Ho capito, va bene. Diciamo, circa. Uscente, va bene. Ma non sei ancora uscita? C'è qui la coordinatrice, chiedo a lei, sono uscita? In teoria no, finché non viene eletta l'altra consulta nuova. Sì. Allora non ho sbagliato niente, siamo a posto. Bene, e comunque gestisce lo sportello Info Handicap dell'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Grosseto. Oltretutto è ideatrice e coordinatrice di numerosi progetti primi per il miglioramento della vita per le persone diversamente abili. Per tutte queste sue attività ed altre riceve nel 2006 la nomina di Cavaliere della Repubblica per l'impegno costante e duraturo nel sociale. E mi sono dimenticata, Lorella ha anche un impegno che ha sempre preso molto sul serio e continua a portare avanti, è catechista e nel 2017 ha dato vita alla campagna di educazione degli automobilisti nei confronti dei portatori di handicap. Questa campagna che tutti conosciamo e che ormai ha valicato i confini di Grosseto, della Toscana, dell'Italia anche mi risulta, si chiama Solo un Minuto ed è sui social.
mi sembra che qui mi abbiano detto che ci sono anche due nel team. Due del team, diciamo. Ah, benissimo, benissimo. No, con le mascherine non è che si senta molto. Va bene. E adesso, diciamo, non avrei terminato, ma non possiamo andare avanti. Ci sono due musicisti. Ci sono due musicisti dei quali dirò qualche parola. Entrambi abitano a Grosseto, anche se non posso dire che Paolo Mari sia nato a Grosseto, perché non lo so, ma... ecco, mi sembra, da quello che ho letto di lui, ha avuto le sue prime formazioni musicali a Milano, quindi probabilmente viene da quelle zone. E una cosa che mi ha colpito molto, Paolo Mari a 11 anni, se i numeri sono esatti, suonava già la chitarra, ho letto delle date che ho messo insieme, quindi, ecco, quindi ha una lunghissima carriera dietro di sé. Entrambi comunque hanno delle attività comuni, perché oltre a suonare ognuno il proprio strumento, nel caso di Andrea la voce, nel caso di Paolo la chitarra, sono anche autori e compositori e sono anche docenti dei propri strumenti. Poi hanno naturalmente tournée, relazioni con altri gruppi e altri professionisti, e ora non sto qui ad elencarli tutti perché non mi sembra il caso, non mi sembra la serata. A questo punto io introduco invece una prima lettura delle nostre autrici. Non lo so, chi vuole? Io qui ho dei titoli, fate voi, e poi al termine delle letture avremo i nostri musicisti. Ma... Lori, vuoi cominciare te a leggere? Nuvole, castelli, candidi gelati, cuscini e cuori cangianti di bianco, borotalco, si sfalda scorrevole, occhiali su bocche e baffi pernuti, sfumate di umide gocce rugiade, panna ora, cavalli rampanti fra un po', basta aspettare con il naso all'insù. Ecco, a proposito di nuvole, io, siccome io ho il compito di leggere, a qualche passo della parte in prosa, perché ci siamo divisi i compiti con Lorella. Lorella ha messo le sue poesie, io ho messo delle brevi prose. E quindi, siccome lei è partita con questa poesia che si chiama Nuvole, io vorrei leggere una primissima parte di questa plaquette, proprio dal primo capitolo, che si chiama Pippo, appunto, nuvole, quindi siamo in cielo. Forse va detto che Pippo era un gabbianello che era amico di Lorella, lo incontrava ogni estate, era nata un'amicizia tra questa bambina e questo uccello che chissà perché, insomma, si era particolarmente affezionato a lei. E ogni anno che lei tornava al mare, nella casa del mare, si incontrava di nuovo con Pippo. E allora io ho immaginato, perché dobbiamo dire questo, che poi ne parliamo magari dopo con Angela, ho immaginato tante cose, cioè lei mi ha raccontato la sua vita, ovviamente la conosco ormai da 13 anni, però nel raccontare questi fatti, ovviamente come sempre accade quando si scrive, ci si mette sempre qualcosa di noi, no? E tanto più con Lorella, insomma, nel quale ha una sintonia particolare. Quindi queste cose che ho scritto sono anche un po' immaginate, nel senso che sono i fatti che lei mi ha raccontato, ma nel raccontare questi fatti io poi ho messo il mio modo di immaginare questi fatti, anche perché non li ho vissuti in prima persona, diciamo. Lei si è fidata di me, io ho cercato di rispettare la sua fiducia e comunque lei si è ritrovata anche in tante cose che ho scritto, nelle cose che ho scritto. Dunque ho immaginato questa scena di Lorella sulla spiaggia insieme a Pippo, a una parte del primo capitolo. Cielo immenso sopra, sotto i piedi sabbia calda e argentina,
Pippo mi cammina accanto, sembra imitare il mio procedere a fatica. Sono al sicuro. Il mare vasto riempie di brezza i miei polmoni. Mamma mi guarda un po' più là. Se un mostro dovesse spuntare dalle onde, il mio gabbiano mi proteggerà. Se il sole diventerà troppo forte, lui aprirà le sue ali e io avrò ombra per il mio piccolo corpo. Non temo niente. E poi ho soltanto 5 anni, sono immortale. Pippo ha voglia di giocare, mi gira intorno, accenna voli. Poi saltella, mi sfiora le gambe con il becco. Corri, Lorella. E io faccio come posso. Lo imito nei suoi ghirigori, ma lui non sembra soddisfatto. Continua a spingermi con la testa, a sollevarsi da terra sempre più a lungo, vibrando le ali e rimanendo sospeso come un angelo. Cosa vuoi dirmi? Cosa devo fare? Poi la danza si interrompe. I miei occhi incontrano i suoi, ma non è soltanto un guardarsi. Lui vede me, io vedo lui. Penetriamo l'uno nell'altra. I suoi occhi diventano i miei. Lui diventa me, io lui, io sono il mio gabbiano. E quando dentro un'onda rapiamo il guizzare rapido di un pesce, non esitiamo più. 3, 4, 5 balzi. Le nostre ali si aprono, diventano enormi. Vedo la spiaggia allontanarsi, mamma farsi sempre più piccola. Siamo in alto, voliamo sul mare. Il pesce di prima è scomparso, ma eccone un altro, non ci sfuggirà. Sento l'aria sferzarmi le guance. Qualche lacrima mi cade dagli occhi e diventa goccia nel mare. Ora sono il mare, sono l'acqua salata. Che fresco qui, sul fondo. Poi, di nuovo in superficie. Volo con Pippo, lui mi guarda, mi sorride. Il vento mi ha asciugato la pelle. Plano sulle onde. Sono il cielo. Sono aria. Sono le nuvole. Sono le infinite forme delle nuvole. Per me è molto difficile leggere tutte queste poesie, perché forse per voi, per gli altri, le biografie non sono importanti, sono solo cose un po' noiose da leggere e spesso si leggono solo perché vanno raccontate, vanno studiate per insegnare, eccetera. Ma per chi scrive una biografia, la propria, è terrificante perché è come fare un viaggio nel tempo, indietro. E io questa cosa ci abbiamo messo tanto, ma soprattutto sono riuscita a portarla avanti perché Paola c'era. E l'ho voluto, questo libro è speciale, lei dice che si chiama plaquette, io non l'avevo mai sentito dire questa parola, comunque plaquette sia. Per me qualcosa, ho cercato di farlo tridimensionale, cioè con la prosa, la poesia e delle immagini del mio passato che ho voluto trasformare in disegni, perché era l'arte che amavo di più, disegnare. E sono disegni in bianco e nero come vecchi ricordi. E per questo non riuscirò a leggere tutte le poesie, ce n'è una speciale inedita, e ho chiesto aiuto ad Andrea Bonucci, così piange lui. Ok. Grazie Andrea. Sublimi, incantati quei giorni lontani, ma certi, vero, accaduti. Quei giorni sono lucenti fuochi passati che scaldano, illuminano i nostri bui quotidiani. Quei giorni stanno là, mal riposti, eppure sogni incarnati, inseparabili amanti, sinceri. Quei giorni li trovi laggiù, tra sentieri fatati, fragranti giardini, per farci sentire ancora bambina.
il cielo di fumi, la chimica lembra distrugge la vita di fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita, ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è vita, e invece le porta la morte perché è radioattiva, eppure il vento soffia ancora e spruzza l'acqua, ma le navi sulla porta e sussurra canzoni tra le foglie, bacia fiori, mi bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si avvolta di un nero sudario, e presso la chiave nascosta di suoi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra dei soli, i crimini contro la vita li chiamano errori, eppure il vento soffia ancora e schizza l'acqua alle navi sulla prova, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia fiori, bacia e non li coglie, eppure sfiora le campagne, accarezza sui bianchi le montagne, e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli, eppure il vento soffia ancora. Bene, e ora abbiamo parlato degli autori, dei musicisti, parliamo del protagonista di questo libro. Metti il microfono. Vuoi un po' di tu microfono? Credi? Sì. È necessario il microfono? Vuoi un po' di gelato. Dammi un po' di gelato, va bene, d'accordo. Forse però se me lo passi, perché... Sì. Scusami. Sì. Puoi metterlo così. È acceso? Sì, sì, è acceso. D'accordo. Allora, parliamo un po' del protagonista di questa serata, di questo libro, con questo titolo, una microbiografia, perché in effetti è una biografia, ma è una piccola biografia, perché è fatta di momenti, di eventi, chiaramente sono un po' in ordine cronologico, però probabilmente se avessimo dovuto fare una vera biografia sarebbe stata una cosa molto più grande, quindi è giustissimo una microbiografia. Lo sguardo di Paola con gli occhi di Loella, e questo penso che l'abbiate già capito da quello che ci hanno raccontato, prima che ci ha raccontato Paola. In questo libro la storia è la storia di Loella, ma in realtà è raccontata da Paola, e Paola l'ha raccontato in prima persona, come se fosse lei Loella. E lo specchio è un qualche cosa in cui ci si riflette. Ora, se apriamo il libro troviamo subito, ecco, in una delle prime pagine una frase: chi guarda un vero amico in realtà è come se guardasse in uno specchio, se si guardasse in uno specchio. Cicerone, di Amicizia. In effetti, guardarsi in uno specchio è vedere se stesso. Guardare un vero amico è come guardare se stesso, perché si può conoscere una persona da poco, ma si può sentire se si è sulla stessa lunghezza d'onda, e quindi questo ritrovarsi, magari ci si ritrova in seguito, ma si capisce che comunque quella persona provava già e sentiva già quello che sentivamo noi. Quindi da qui lo specchio. Guardarsi in uno specchio è trovare
trovare se stessi, ma guardare un amico e guardarsi in uno specchio. Io perlomeno l'ho intesa così. E nella pagina successiva abbiamo una grafica di Lorella, di cui Lorella ci ha parlato, ci sono delle sue grafiche e ci sono anche molte fotografie che ripercorrono la vita di Lorella, fin da quando era piccola, poi un po' più grande. La vita di Lorella composta di lei, della sua famiglia, dei suoi amici, tutto quello che forma questa microbiografia. Ora, arriviamo alla prefazione che io ho avuto il piacere e l'onore di scrivere perché mi hanno affidato questa cosa, insomma. Ora, non sto a raccontarvi quello che c'è scritto, però mi fa piacere leggervi la frase conclusiva. Nato dalla felice collaborazione di Lorella e Paola, il libro, oltre ad essere ben strutturato e assai ben scritto, può far sognare e commuovere giovani e meno giovani, così come possono riuscirvi solo le storie vere. Un solo difetto, è troppo breve. Allora, questo è troppo breve, chiaramente, non significa che al libro manca qualche cosa, ma che in realtà, arrivati alla fine, ci aspetteremo ancora qualcosa, perché ci farebbe piacere andare avanti a leggere e sapere ancora qualcosa, perché è tutto raccontato così bene che non ci stancheremo mai, oppure sicuramente ci stancheremo, però arrivati alla fine non siamo ancora stanchi. Anche perché questo libro, almeno a me è successo così, l'ho letto tutto di un fiato. Poi naturalmente ci si ritorna sopra, perché è composto da prose, appunto quelle di Paola, che poi sono una prosa poetica, bellissima, ci sono dei punti che sono vera poesia. Quindi insomma ci si ritorna sopra, si legge. E poi hanno una caratteristica, quindi sono prose, ci sono molte poesie di Lorella e ci sono poi fotografie e immagini. Ha una caratteristica questo libro, mi ha fatto pensare alle storie di Marco Valdo, di Italo Calvino. Sì, ci hai pensato anche te? Allora sì. Vedi che non è una cosa così. No, ho pensato alle storie di Marco Valdo perché io mi ricordo sempre che dicevo ai miei studenti, quando leggete Marco Valdo potete tranquillamente leggere una storia così a caso senza aver letto la precedente, perché sono ognuno un tema a sé. Conoscendo il personaggio, che però si può conoscere anche semplicemente lì all'interno del capitolo, si possono tralasciare anche le altre cose e leggere con piacere anche solo quel capitolo. Quasi una piccola monografia, no? E questo libro mi ha fatto la stessa impressione. Si può benissimo cominciare, che ti posso dire, a casare con Tex, che è il terzo capitolo, dove si presenta appunto Casal di Bari, perché era il posto dove era la nonna di Lorella, dove c'era la casa dei nonni, quindi, e dove lei andava durante l'estate. Questo terzo capitolo è godibilissimo da solo, ci sono poesie, è una cosa breve, però è godibilissimo da solo, non c'è bisogno di aver letto tutto il resto. E quindi così per tutti, direi per tutti i capitoli. E quindi si arriva alla fine e si ha voglia di trovare ancora qualcosa, magari non so, aspettiamo un secondo momento, un secondo tempo. Bene, io penso di avervi detto molto sinteticamente, vediamo un po' se c'è qualche cosa. Ah sì sì, ecco appunto, bene farsi gli appunti. Esiste anche un post operam, in questo caso c'è una bella poesia per il lettore che Lorella ci dedica, che dedica ai lettori e che leggeremo dopo naturalmente alla fine. Poi c'è una appendice scritta da Paola che io trovo estremamente interessante e importante. Infatti quando lessi il libro, quando mi passarono l'opera, questa appendice non c'era. Poi quando ho letto il libro ho detto, ma hanno fatto benissimo, perché ci mancava una cosa così. Perché stabilisce qual è il senso vero del libro, secondo me, qual è il motivo più profondo del libro. Quindi importante questa appendice di cui magari poi dopo ci parli. Poi c'è una bella nota di lettura. E la nota di lettura la dobbiamo alla nostra amica Carla Baldini, che se più tardi vorrà venire, ci farà piacere di dire o fare qualche cosa, non so, leggere, cantare, quello che vuoi. Insomma, ha fatto una bella nota. Ballare, certo. Comunque, ha scritto veramente una bella nota di lettura, che anche quella ci voleva, perché una persona che ha letto un libro naturalmente riporta delle impressioni e quindi anche questa ci voleva. Poi ci sono le biografie delle nostre amiche, c'è un indice generale e poi c'è l'indice delle poesie. Direi che
è fatto benissimo, anche dal punto di vista, direi, strutturale. Grazie. Fatto benissimo, non manca niente, non manca niente. Mettendoci quell'appendice avete proprio fatto tutto. Ce l'abbiamo messa tutta, direi anche spesso sì. A distanza, direi perché sì. Poi il Covid, le cose. Direi di sì. Però direi insomma, sì. Ce l'abbiamo messa tutta. Bene, 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 veramente. Spero veramente che voli in alto per molto tempo e fra tante persone. E a questo punto vi chiederei di... Vediamo se va via la voce anche a me. C'è il microfono. Chiederei... Sì, lo so, c'è il microfono, certo. Però. Dunque, vi chiederei di leggere quello che avete previsto di leggere. Va bene. Allora, procediamo io qua con un'altra parte. Sì. Devo dire che ci siamo divertite tantissimo. Sì. Siamo, il libro nasce da un'idea ancestrale con, insieme a Carla Baldini, secoli fa, ancestrale. Hai ragione, perché volevamo fare uno spettacolo teatrale che fa prima con ancestrale su questa, e al posto delle grafiche ci sarebbero state le canzoni di Carla Baldini. Non c'è stata l'opportunità, anche perché fa uno spettacolo teatrale, insomma non è come fare un libro, per cui era rimasto lì questo progetto e abbiamo voluto metterlo in, su carta. Sì, Lorella ha ragione, è nato tanti anni fa come idea, poi varie situazioni insomma, no, hanno impedito la messa in atto di questo progetto iniziale, e se ne è sempre parlato poi negli anni, ma lo dobbiamo fare, secondo me Lorella c'è stato anche un po' il gusto di rimandare la cosa, no? Perché era talmente bella questa cosa, ci piaceva talmente tanto, e che l'idea poi di realizzarla, è, insomma, sapete... Il desiderio e la realizzazione del desiderio insomma, sono due cose che se la giocano un po' sul piano del piacere, perché sì, realizzare i desideri va bene, però l'attesa e il desiderio in se stesso è ancora più piacevole, no? Quindi probabilmente inconsciamente l'abbiamo anche rimandata perché, per questo paura, motivo. E poi sì, realizzare le cose è sempre un po', come dire, lì per lì dà tanta soddisfazione, e poi c'è... come ci insegnano tanti filosofi e oltre, insomma, c'è poi la fase del calo, no? Del piacere, quindi si comincia a desiderare. Quindi il desiderio e il desiderare è sempre meglio della realizzazione del desiderio. E comunque, ecco, Angela ci chiedeva di leggere, io leggerei, siccome l'ha citato Angela prima, questo terzo capitolo, un pochino più lungo, ma insomma sono tutti molto brevi, su questa brevità e sulla natura dell'autobiografia, poi sicuramente torneremo dopo, certo. E avremo modo di spiegare. E ora vi leggo questo terzo capitolino, si chiama A Casale con Tex. Appunto, Casale di Bari è stato il paese dell'infanzia di Lorella, no? Dove Lorella aveva i suoi nonni, quindi dove ha fatto le prime esperienze di bambina, dove è cresciuta, ecco. E quindi, siccome Casale è anche il luogo dove è nato... come si chiama? Galeppini, che è l'autore, colui che ha disegnato Tex e Miller, il fumetto. E quindi ancora una volta lei mi parlava di Casale, delle sue esperienze a Casale, e a me è piaciuta questa idea di mettere insieme Casale e Tex, appunto. Ecco, ve lo leggo. Bellissimo. Negli anni 60 Tex Wheeler cavalcava già da tempo nelle praterie del Far West a caccia dei cattivi. Bambini di Casale di Bari giuravano di vederlo spesso in sella a dinamite tra le vie del paese. Qualcuno diceva addirittura di averlo visto in un campo poco distante da quella che ora è via Aurelio Galeppini in arte Galep, mentre sonnecchiava all'ombra del suo stesso. Doveva probabilmente recuperare le forze per l'ennesimo duello con l'acerrimo nemico Mefisto. Ma se gli altri bambini lo avevano soltanto adocchiato di sfuggita, io lo avevo proprio incontrato. Una volta andava a passo lento con il suo cavallo lungo la via che porta al cimitero. Ero con mia nonna e non vedevo l'ora di entrare a casa per fare merenda con una grossa fetta di pane e pomodoro. Bella nonna Italia, nessuno era migliore di lei. Mi chiamava polenta dolce perché mi facevano sempre male le gambe. Ero un po' lenta ma dolce. Quando non volevo sedermi mi prendeva in collo e eccola, diceva baciandomi, la mia polenta dolce. Nelle nostre passeggiate giravamo tra i campi e le vie del paese, tra le sue braccia era un cavaliere errante in cerca di nuovi sentieri. Anche quel pomeriggio, dunque, stavamo tornando a casa da una delle nostre scorribande e niente avrebbe potuto distogliermi dal pensiero di una bella merenda con pane e pomodoro,
quando l'immagine che mi separò davanti lo fece dileguare in un batter d'occhio. Tex Willer, l'aquila nera di Navajo, il paladino dei più deboli, mi stava invitando, con un gesto delle braccia, a salire in sella al suo cavallo. Interrompiamo la prosa, leggiamo una poesia e poi così. Il capitolo. Appunto, Polenta dolce. Quella casa. Polenta dolce, ce l'ho? Qui c'è una donna in Italia. Mi abbracci, ricordo toccabile, profumo di cibo, caro, caldo, appena sfornato. Sei sorriso immortale, tra bocchi di amore, risate tra i campi già d'oro di grano papavero. Sei braccia che tengono saldi i miei passi, fiaccati di crudo dolore. Mi affianchi, amata, adesso mia complice, carezza di cura, familiare attesa che nel pianto consola. Sei la canzone che ora non canta, la tua risata mi manca. In collo, nonna, son stanca. Ancora mi abbracci, polenta dolce, memoria tangibile, e mi salta, orfano di te, il cuore. Per tutte le nonne. Allora, ecco, appunto, Nonna Italia con Lorella. C'è una bella foto di Nonna Italia, questa, no? Sì. Con Lorella. E quindi Tex Willer si è manifestato magicamente davanti agli occhi di Lorella e la sta invitando a salire sul suo cavallo. Fu un'avventura indescrivibile. Dinamite correva come il vento tra i filari delle vigne, i campi, lungo i muri delle case, e il suo correre, sempre più veloce, d'un tratto, come in un decollo d'aereo, ci fece sollevare da terra. Il verde della campagna cominciò ad allontanarsi per cedere all'azzurro del cielo. Volavo con Tex Willer, a cui nemmeno il vento riusciva a togliere il cappellone da cowboy, sopra il paese della mia infanzia. Dallassù vidi i miei amici rincorrersi nella piazza, le donne sedute accanto agli usci a chiacchierare, il prete camminare a passi svelti verso la chiesa, vidi gli orti, le vigne, gli oliveti, la bottega del calzolaio e quella del barbiere. Vidi il bar e una fila di persone fuori per il telefono pubblico. Vidi anche una delle mie amiche per un attimo alzare gli occhi. Sperai che mi vedesse, ma quando il giorno dopo glielo chiesi mi rispose che no, non aveva visto proprio niente. Pensai che provasse un po' di invidia per la mia meravigliosa avventura. Del resto io stessa, quando tornai a casa con nonna quel pomeriggio, ricordavo a malapena quello che avevo vissuto. Mi sembrava come un lampo di ricordo, un non so che, tra immaginare e l'aver immaginato di immaginare. Ma questo lo avrei capito soltanto molto tempo dopo. Casale di Pari, paese dei miei nonni, dei miei genitori e di Aurelio Galleppini e Tex Willer, che dalla sua matita ha preso forma, è stato lo spazio della mia fantasia infantile, il limite che mi ha permesso di superare i limiti della ragione e della realtà, così come solo in quello stato di grazia che è l'infanzia può accadere. Lì ho scoperto le rane nello stagno, mi sono impiastricciata nel mosto al tempo della vendemmia, ho ascoltato il silenzio delle estati di un paesino toscano negli anni 60, tra il volo dei mosconi, l'insistenza dei grilli e il nero delle more. Sono stata seduta sull'erba a osservare le stelle e le lucciole. Ho rincorso i gatti e sparato con un fucilino di legno, dando la caccia alle lumache. A Casale di Pari ho imparato dai miei nonni i nomi delle erbe a dare da mangiare ai polli, a godere dei profumi che la natura ci regala nelle stagioni di cui si veste. Ho ricevuto un regalo per la mia fierezza, un bellissimo abito rosso da un uomo importante di cui non ho mai saputo il nome e a cui avevo indicato la strada per Siena. Ho capito la morte e imparato a rispettarla nei funerali dei vecchi che via via lasciavano questo mondo. Casale di Pari è la mia radice nella terra, la mia certezza di casa, la mia avventura più bella. Sono grata a quel paese, spesso ci ricorro con il pensiero e qualche volta torno a galoppare nel vento insieme a Tex.
dedicata a Paola. Questa è una delle mie preferite. Quella casa lontana, è bella. Quella casa lontana. Ce l'hai? Il libro. Sono negata con i fogli, l'avete capito, vero? Ce l'hai? Se ricordo più bello, quella casa lontana è il mio seme dei sogni, scrigno di desideri, prigione di libertà, rifugio di fughe, sepolcro di vita. Ricordi dove voci e profumi fondono il calore dei desideri, muri complici, riparo a racconti notturni, tensione di un corpo che cambia. Se ricordo più bello, come manna dal cielo, se ricordo più bello, quando perdo chi sono. E ora due poesie. Tocca a te, sai. Tocca a te. Dopo? Dopo? A lui, a lui. Una, ma va. Una, quella, vado. Sì. Al di là di queste pareti, voci concitate, passi ovattati, calci bianchi, nudi lamenti vestono la mia vita, segnata da un monitor. Non mi muovo. Io, in questo letto, sono legato a una macchina. Ascolto i rumori che produce il ritmo del mio essere. Notte, giorno. Non ricordo odori sterili, sapore di attesa. Non mi muovo. Nuda, vestita di tubi. Guardo oltre il vetro e mi sento viva. Desidero strappare un pensiero alla speranza per coprirmi. It's me, I'm Jackie, I've come home, oh, I'm so
me, I'm Kathy, I've come home on specchi, di cime tempestose, di fantasma, appunto, con la casa lontana. Bene, io avevo preparato alcune domande, poche domande per voi, in parte avete già risposto a quello che ho preparato, comunque vediamo un attimo, la prima domanda che vi avevo posto, facciamo a rischio tutto, quando e come è nata l'idea di scrivere un libro insieme? Ma in pratica mi avete già risposto, volete aggiungere qualcosa? Doveva succedere, no? Prima o poi questa cosa, perché Lorella scrive poesie, io anche mi sono sempre un po' dedicata alla scrittura, c'è questa sintonia tra noi, quindi doveva accadere questa cosa prima o poi. Ecco, questo progetto che era iniziato tanti anni fa, che ripeto, secondo me abbiamo anche rimandato inconsciamente per il gusto di aspettare questo momento, e poi insomma è accaduto. Bene, e allora invece un'altra domanda direttamente per Paola, che ti sei immedesimata nel personaggio come se parlassi di te stessa. Ora quello mi sorge così spontaneo domandarti, hai avuto qualche difficoltà nel farlo? È stato per gradi o è avvenuto spontaneamente? Ma è stato più che spontaneo, cioè non so come è avvenuta questa scelta di parlare in prima persona, non abbiamo neanche discusso, cioè è accaduto in questo modo. Bello. Perché in realtà questa poi è una autobiografia, ora, sì, certo. Si gioca qui con il termine amicobiografia, auto è stato sostituito da amico. Certo. Ovviamente la R è scritta in corsivo perché è vero che è piccola, è una microbiografia, ma è una microbiografia. Come hai detto bene, l'amicizia è questo, no? Cioè trovare una sintonia tale con l'altra persona, per cui guardarsi un po' come specchiarsi. Quindi è venuto proprio naturale questo parlare in prima persona, come se fosse Lorella a raccontare. E quindi diciamo che queste brevi prose che io ho scritto, che hanno tentato di essere poetiche ovviamente, proprio perché l'idea non era quella di fare una biografia certo. Tradizionale, certo. Accademica, no? Certo. Ma proprio di creare un flusso di coscienza, in cui alle poesie, al ritmo dei versi di Lorella, si alternassero queste prose. Quindi quella che viene fuori alla fine è un po' una cosa un po' onirica, diciamo. Certo. Dove c'è di base la realtà dei fatti, ma poi c'è l'immaginazione di quei fatti, certo. Perché bene o male a scriverlo è un'altra persona, e per quanto si possa immedesimare non ha mai vissuto in prima persona quelle cose. Certo. E quindi ecco, una cosa un po' onirica, un po' che sta in mezzo. No, l'hai definita. A noi ci piace bene. Molto, no? No, l'hai definita però, molto bene, una cosa però vorrei svelare l'arcano. Non si sì. Sì, abbiamo discusso sulla copertina. Questa sulla copertina. Sì, è vero. È stato fatto due volte il libro, perché io sono un po' tignosa. Un po' parecchio. L'abbiamo editato insieme, quindi a distanza con il computer, eccetera. Facevamo le donne un po' a veglia la sera, no? Come no? E allora, Fabio ci capisce a proposito. E io avevo preparato una bellissima copertina col mio publisher, con tutta una sfumatura dal rosa all'arancio, dal celeste, rosa, arancio, come un tramonto, no, d'estate, che era perfetta.
Lei mi disse sì sì, va bene, va bene. Quindi sono andata avanti, l'ho tutta fatta con la forma giusta. Ma, ah no, no, questa no, è troppo da fiabe per bambini, è brutta e si affronta. Lei la voleva beige, beigina, triste, triste, io che coloro anche l'impossibile. Questa voleva beige. Allora siamo arrivati a un compromesso. Due compromessi. Siamo arrivati a due compromessi. Prima abbiamo scelto una grafica e abbiamo fatto il libro, è arrivato, io ho detto no, è una padella, perché era un po' troppo grande, quindi abbiamo rifatto un altro un centimetro più piccolo, un lavoro lungo veramente, è venuta fuori però, discussioni, questa copertina che c'è un po' di acquarello, dall'arancio al beigino. Se no rischiava di essere beige. Beigino, no, beige. Cioè veramente però... il... insomma, vabbè. Il rosa comunque non lo butto via, quell'altro ci farò qualche altra cosa. Cioè, d'accordo, vero? Cioè, questo è il segreto, l'unica discussione. E ancora non è chiarita, non ho capito perché a lei piace il beige. Bianco meglio. Senti, io ti volevo proprio chiedere una cosa, Lorella. Ti ritrovi in quello che Paola ha creato? Sì, assolutamente, perché a lei... A parte la foderina. No, quella, vabbè, no. La copertina no. Certo. Ma sì, assolutamente sì, perché lei è stata molto fedele alle mie note vocali, per cui certi episodi segreti che sono all'interno del libro sono la mia vita. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere un'infanzia, tutte e due, vissuta in campagna... Negli stessi anni, con gli stessi ricordi, gli stessi profumi, per cui ha capito perfettamente. Certo. Però lei è stata molto fedele, quindi mi trovo assolutamente dentro, cioè sono io. Bene, bene, questo mi fa piacere. Bene, allora adesso non so, volete leggerci qualcosa? Chi è che legge qualcosa ora? Bah. C'è Nina, se volete leggere come volete, perché poi qui vedo... C'è anche Andrea che legge qualcosa, non so, un inedito. Scusa. Vuoi leggere tu? Se vuoi, leggo, sì. Fino a qui? Sì, sì, sì. Pagina 46. Vabbè. Allora, sì, e dov'è? Eccola. Rosa è un personaggio importante, sì, perché lo volevo dire, c'è un'amica vera, insomma, l'amica di sempre. Faccio di Lorella, vedere. Fin da quando erano proprio bambini. È presente. Ecco. Dalla terza elementare lei è stata la mia coscienza, perché ero molto cattiva io. E allora Lorella vuole che legga questo quarto capitolino, questa breve cosa, anche questa volta, che si intitola La biciclettina. Chi conosce Lorella sa che Lorella per tanti anni ha usato una biciclettina, appunto, con la quale andava in giro, e quindi è stata una cosa importante nella sua vita, perché le ha consentito anche di allinearsi spesso ai coetanei, insomma di andare anche in giro per il mondo alla fine. Dunque leggiamo La biciclettina. Mi ha accompagnato per più di 20 anni, era bianca e aveva le ruote piccole. Quando facevo fatica a camminare, pedalare mi risultava più semplice. I miei genitori me l'avevano regalata per il mio 5° compleanno, quando ormai mi vergognavo ad andare in giro sul passeggino. Imparare ad usarla mi risultò semplice, in breve tempo sparirono anche le ruotine. Andavo dritta e veloce, senza nessun problema. In sella alla mia biciclettina mi sentivo come un indiano che sul suo cavallo corre libero nel vento. Con lei la mia immaginazione correva lungo autostrade e sentieri avventurosi. Si arrampicava su sogni di lontananze esotiche. Difficile spiegare il piacere del vento tra i capelli, il senso di autonomia che provavo quando correvo pedalando. Ci andavo a scuola, elementari, medie, superiori. In terza elementare conosco Anna Rosa, quella che diventerà la mia amica di sempre. Mi sembrava davvero molto strana. Invece di principesse e damigelle disegnava sempre cavalli, peraltro piccolissimi. Ma mi incuriosiva più delle altre compagne, così un pomeriggio la invito da me. Siamo nel giardinetto, io le mostro il gioco perverso dello schiacciare insetti e altri piccoli animali. Lei mi guarda stupefatta. Ma sono creature di Dio, mi dice. Mi sento gelare.
apro lentamente la mano, l'ultima vittima del mio sadismo infantile, uno scarafaggetto nero, sta tragicamente agitando le zampe in un estremo tentativo di aggrapparsi alla vita. Vedo la sofferenza dello scarafaggio, vedo la morte, mi sento in colpa. Butto a terra l'animaletto e lo schiaccio col piede, ma solo per mettere fine alla sua e alla mia agonia. Da quel pomeriggio non ho più ucciso nemmeno una formica. Grazie, Andarò. Allora, un applauso, eh? E qui Anna Rosa, io non lo sapevo, ho chiesto. Anna Rosa con la maglia rosa. Con la maglia rosa, benissimo, allora un applauso ad Anna Rosa che troviamo in più capitoli, tra l'altro. In più capitoli. Andiamo a leggere. Andrea, sì, allora. Sono due poesie molto emozionanti per me, una dedicata a mia mamma e la nuova. Sì. Nuovissima, Roccia granitica inedita, dedicata a Babbo Elio, che sono felice che oggi sia qui. E c'è un po' d'ansia. C'eri tu nei miei pensieri quando dal balcone ti credevo morire. C'eri tu nel mio cuore quando attendevo che quell'uomo vestito di bianco venisse a dirmi perché non respirare. C'eri ancora tu davanti ai miei occhi quando uscivo di fretta per non sentirmi prigioniera del tuo amore. Il tuo volto, memoria di me, accompagna il mio resistere. Eccomi allora accanto a te, perché questo adesso non fuga per sempre ed io lo ricordi come ogni attimo vissuto. Indelebile, vero, qui ed ora, cosciente che anche questo può essere l'ultimo momento. E poi abbiamo Elio. È lunga questa? Eh? Troppo vicino. Secondo me sei troppo vicino, c'è un po' di... Ma devo dire io, non lo so. Roccia granitica, innocente educatore, grattacielo verso il sole, capanna di sogni imbottiti d'amore, braccia che richiamo quando inciampo. Con te i sofferenti viaggi per speranze improbabili, stilicidi. Pazienti, io e mamma, alla tua tavola, a recuperare forze. Come Giuseppe dicesti sì, accettasti la tua missione come una bimba piccina. Con te nei giorni di festa, principessa al tuo fianco, come guida turistica insieme ammirando palazzi e vie. Navigatore io, guida tu. E le domeniche belle a giocare con te nei dintorni, a cercare casa. Nei miei pianti tu, irraggiungibile tollo protettore, ed aggrapparmi abbracciata al tuo collo era cacciare il povo. Le tue gambe per me passi riposanti e ancora avanti a prendere treni, dottori. Il dolore asfissiante spariva, il mondo tornava a respirare luminoso e facile. Babbo, ancora domande da fare, strade da percorrere insieme. Tu, mio gabbiano tenero, mi sorreggi verso autostrade lungo cui mi portasti per insegnarmi a non perdermi con me. Rilegato in pelle,
Tuoni di aerei supersonici che fanno alzare la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermare. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di nonni, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di tremido da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti ed ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai studiando. Avrai la stessa, la mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai, parole nuove da cercare, quando viene sera e 100 ponti da passare, e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che tu fuma in bocca un po' di corse, Natale di aglio e candelino rosse. Avrai un lavoro da assurda, tutti tradici, i primi di erugiare, gli occhi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani. E avrai discorsi chiusi dentro le mani che frugano le tasche.
vedo un pochino ansiosa la signora qui davanti, non so. Ce l'ha con me? Sì. Scusi, se no io me ne rendo conto se parla con me. No, purtroppo per me la voce del cantante è troppa. È troppa. È molto bravo, ma in un ambiente così è troppa. È troppo. Io ho un udito un po' più sensibile. Non capito. E quindi... Scusa. Cioè, no, hai una voce molto potente, eh? Mi sono tappata le orecchie e ti ho sentito benissimo. Scusate, ma proprio mi viene. No, siccome l'ho vista veramente un po' sofferente, sì, quasi. Esatto, sì. Non so, purtroppo vedo, c'ho l'orecchio un po'. Sento nascere l'erba, dice mia madre. Quindi, bellissimo. Non tutti possono farlo. Sa. Allora, sono guarda, sta bene con Carla Baldini. C'è Carla. Preferiva averne meno. A proposito di Carla Baldini, mi farebbe piacere che venisse qui con noi, perché io tra l'altro devo ricordare e devo ringraziarla, perché se conosco Lorella è proprio... Ci siamo rubate. Scusate, arrivo anche un po' impreparata, però è successo così, io avevo letto il libro chiaramente prima che venisse stampato. E poi ho dato un'occhiata per il Tolosa Rossi, però ho letto solo ora, all'inizio, la postazione scritta da Paola. Che l'appendice. L'appendice, sì. Ho tagliato te. No, perché la postazione è fatta lì. La lettura. La bocchetta, la cosa. L'appendice. Scritta da Paola che parla di questo specchio qua. Di questo specchio. Che ho letto questa cosa con una notevole commozione. No, dai. Penso che si possa percepire. Allora, questo specchio che racconta questa bellissima storia di amicizia fra Paolo e Lorella, e è così rappresentativo. Io ho guardato questo specchio e ho detto, ma guarda, forse sono la parete. Ho fatto conoscere Lorella e Paola. 13 anni fa, sì. Ho fatto conoscere Andrea Paola. Ah, Lorella, una decina d'anni fa. Paola. L'ho vista, era una creatura. No, ma prendiamo la protagonista della situazione, certo. Lorella. L'amicizia, la nostra, diciamo, amicizia a triangolo è nata sotto l'ombrellone del principe. Ho fatto conoscere Andrea a Lorella perché quando Lorella ha voluto iniziare a cantare io non me la sono sentita, perché quando l'amicizia è molto forte per me insomma era un compito troppo arduo, e ti ricordi Andrea, chiesi Andrea potresti fare lezione a Lorella, perché non me la sento, devo farlo qualcun altro, e così. E poi 3 anni fa, se non sbaglio, 3-4 anni fa, ho partecipato anche 5, anche a una 5. Notte della anche 5, fa, anche 5. A una notte della poesia in quel di Torri. Grazie a Valda, perché qui c'è un discorso circolare. Grazie a Valda, che è cugina di Lorella, è incredibile fotografa, e ha sempre documentato tutti questi eventi, anche cose che mi riguardano, quindi è una persona splendida. Valda. E ho partecipato a questa notte di poesia, perché sono appassionata di poesia, soltanto per cosa potevo mai leggere. E allora ho detto, ma quasi quasi porto le poesie di Lorella, visto che Lorella non può andare, su Sicilia leggo le sue poesie. E lei sì, le poesie a Torre di Lorella. A quel punto si fa avanti Angela, che io conoscevo grazie ad Andrea. Che conoscevo grazie ad Andrea. Avanti, dicevo, ma sono belle queste poesie che tu hai letto, di chi sono? E così, tramite Valda, mi pare di ricordare, o comunque hai avuto il libro Tu mi hai dato dei riferimenti, non mi ricordo se è il suo numero di telefono, però mi dicesti non sempre risponde al telefono perché ha problemi, insomma, esatto, così. Quindi io, cari signori, sono così, faccio come Lorella che alla fine ha detto, io sono presuntuosa. Aspetta, posso leggere questa mossa? Sì. Perché anche io sono perché tu hai portato a Civitella poi Andreina ed Elio.
Sì, anche hai raccolto sì. Una storia, una storia di cui io veramente tra un'altra cosa ancora, invece volevo dire, siccome io sono presuntuosa e tutti lo sanno, qui chi mi conosce lo sa, io volevo dire lasciate un giusto posto lì. Da parente, va bene, e sono contenta di quello che ho fatto, perché veramente vedo delle cose, ho sentito una bellezza in questo pomeriggio con Paolo, con Lorella, con Angela, con Andrea e Paolo, che veramente mi rende orgogliosa in un certo senso, e lo voglio dire perché la presunzione. Ma non è presunzione, è il riconoscimento di e una verità. Mi ricordo molto questa poesia di Lorella, che devo rileggere, che ho trovato anche nel libro, almeno una conchiglia. Io sono presuntuosa. Mi piace pensare, voglio credere, che almeno una conchiglia, un ciottolo levigato da leone, un pezzettino di corallo rosso vivo del mio oceano di testi e di resti e vi resti di me nel cuore. Spero che qualcosa di questo infinito mio esistere ti sia entrato nei sogni, nei pensieri e rimanga con te vicino per sempre. Come onda che culla, innalza, tremula, vagliore o gentile, carezza che scalda e lenisce il presente, compagnia di viaggio futuro. Come una conchiglia. Grazie, Sandra. Grazie. Grazie a te e per il pubblico. Volevo semplicemente aggiungere che questo Come una conchiglia è la poesia che Lorella e Paola hanno messo al termine del libro, c'è scritto proprio per il lettore, per il lettore, perché chi ha letto il libro ha questa poesia dove Lorella spiega, dice spero che qualcosa di me, un pezzettino, ti rimanga come una conchiglia per viaggi futuri. Sì, questo è è un po' il senso di tutto questo libro alla fine, è effettivamente l'amicizia, no? E l'amicizia, io quando penso all'amicizia penso agli antichi, no? Penso a Epicuro, penso a Cicerone, L'amicizia che cos'è? È proprio disinteresse totale, no? È questa capacità di sentirsi con l'altro e di amare l'altro, proprio perché l'amicizia è una forma di amore. Perché? Perché l'altro è semplicemente quello che è. Non perché quell'altro ci dà qualcosa, ricava da noi qualcosa, o è in qualche modo, è bello, è brutto, è giallo, è rosso, è alto, basso, è famoso, non è famoso. È semplicemente io ti sono amico perché sei come sei. Questa è l'amicizia vera, no? Quella assolutamente disinteressata. E quindi è questo che ci lega quando siamo amici, e questa è la cosa fondamentale. Quello che io ho, perché sono amica di Lorella? Perché Lorella, io ritrovo in Lorella una gran parte di me, perché Lorella è una persona che sa guardare il mondo dall'alto, tutto il libro, se voi avete la voglia di leggerlo, in fondo è giocato su questo. Sull'idea del volare, volava con Pippo, Lorella quando era piccolina, ha volato con Tex in qualche modo, con le sue fantasie infantili quando era a Casale, ha volato quando era dans les nuages in Francia, no? Quando ha dovuto avere l'intervento alla spina della colonna vertebrale, annebbiata dalla morfina, dalle cose. Ha volato anche quando c'era la mamma sdraiata sul lettino. Esatto, quell'esperienza di dissociazione, no? Le prime esperienze artistiche, se avete voglia di leggerla, la vedete. Quindi è un po' quello che accomuna tutto. Qui il libro è questa idea del volare, cioè di guardare le cose dall'alto. Perché io trovo, poi lascio la parola come voglio, la vita, il mondo si possa guardare in due modi diversi. Si possa guardare dal basso, e quindi con uno sguardo da servile, da schiavi, guardare al basso, le cose basse, meschine del mondo,
quindi attaccarsi alle cose, oppure avere uno sguardo dall'alto, regale, ecco, regale. Il libro si chiude dicendo: io sono una regina, lo sono sempre stata. Lorella è questo, è una regina perché ha la capacità di guardare le cose, il mondo con uno sguardo dal re. E guardate che re lo possiamo essere tutti, non è una questione di snob. Il re lo possiamo essere tutti, basta scegliere lo sguardo da dare verso il mondo. Quindi quello che io ho amato di Lorella, che amo sempre, che amo i miei amici, ce ne sono tanti qua, cioè Carla è stata ed è una grande amica, con la quale ho fatto delle cose bellissime, io la ringrazio pubblicamente con Carla, perché ho avuto dei momenti di creatività veramente bellissimi, che proprio mi hanno riempito tanto. C'è Fabio Cialoni, ecco, con il quale collaboro ancora e che ringrazio anche lui, perché dà modo anche la mia creatività di venire fuori. Ringrazio Lorella, ecco, ringrazio tutti quelli che in qualche modo. Quindi questa è l'amicizia, no? E questo sguardo regale che mi piace di Lorella, questa sua capacità. Io con Lorella, quando si va fuori insieme a fare le passeggiate, lei conosce perfettamente la città, o quantomeno lo spicchio di città che è intorno a casa sua. Mi porta in dei posti che io, cioè, sono qui a Grosseto, ma nei quali non sono mai andata. L'altra sera mi ha portato dietro la Saracina a cercare le lucciole. E le abbiamo trovate. Tre sono tre. E lì ci siamo messe lì a guardare il cielo, a dire zitte, in silenzio, perché l'amicizia è anche questa, la capacità di stare in silenzio senza aver bisogno di parlare. Ecco, quindi questo è quello che ha dato vita a questa plaquetta, a questo libro. E quindi io ringrazio Lorella, che è mia amica, ringrazio Carla, ringrazio Fabio, ringrazio tutti gli amici, che anche la neo amica lui accanto a me. Lorella, però l'ultima parola no, è tua. Prima dell'ultima parola volevo sentire se qualcuno voleva la parola, aveva voglia di dare parola. Siete tutti, cioè siete tutti legati a me e sono molto orgogliosa di Luciano in prima fila, perché ci lega un passato e spero anche un futuro di avventure attiviste. C'è Donatella, c'è Italo, il mio psichiatra ufficiale, Italo Quattrocchi, il più grande psichiatra del mondo, sì, è vero, comunque. Mi ha fatto fare un bel salto nella vita, dalla Francia, dalla biciclettina alla carrozzella. Devo dire che, insomma, tanto dolore è stato, e quindi vorrei, qualcuno di voi ha voglia di dire qualcosa, o ci rivediamo alla prossima puntata? Dona, sì. Dona è grande. Volevo, scusate, mi sono dimenticata di ricordare la mia amica Sonia, ecco, anche lei è una mia carissima amica. Che allora, grazie. Domani è il compleanno di Lorella, quindi è sempre lei che ci fa i regali prima del tempo, perché oggi è un regalo per tutti noi, quindi per lei sarà una data importante quella di domani. Quindi devo arrivare la maschera in testa. Tanto sei a 40 metri. Allora, domani è il compleanno di Lorella, quindi approfitto per farti gli auguri in anticipo, ma insomma, diciamo, più che altro oggi sei te che ci ha fatto questo regalo, come tutte le altre. Come tu. Sì, va bene, ma insomma, diciamo il regalo è Paola con questo libro, ovviamente, questo vostro lavoro. Quindi, che dire? Tanto grazie a tutti, ai nostri cantanti. Io ho un desiderio, poi me lo farò rileggere da lui, una poesia che amo moltissimo di Lorella, che è Centauri, letta da Bonucci. Io ce l'ho anche registrata, quindi ognuno di noi, diciamo, ha tanti piccoli ricordi e tanti piccoli cassettini da aprire. Però è sempre una gioia, cioè ogni volta che Lorella organizza qualcosa è sempre una gioia. Quindi oggi è una grandissima gioia. Loro mi hanno telefonato qualche settimana fa dicendomi: sei pronta? Abbiamo l'ultimo libro da presentare, cosa facciamo? E quindi, siccome sono stati anche degli anni un po' difficili con questo, col Covid, che ci hanno un po' allontanato, no? Dai rapporti, dalle persone,
sono sai duri, penso un po' per tutti, e quindi oggi è effettivamente un po' ritrovarsi, quindi abbiamo un pochino annullato un po' questi due anni che sono stati, questo tempo è stato molto pesante, quindi ci siamo riavvicinati a quel momento in cui stavamo tutti insieme e condividiamo queste belle giornate, questi bei momenti, queste belle attività. Quindi spero che ora si possa ricominciare anche a fare appunto questi incontri, queste vicende, anche perché appunto oggi c'è poca gente, ma questo è un libro che è poca gente, ma sempre per lo stesso motivo, no? Ancora. Quindi miglioreremo e faremo insomma tante altre iniziative. Quindi volevo suggerire a tutti, visto che ormai c'è social, Lorella è una molto, molto social, di prendere il libro di Lorella, oggi l'abbiamo preso quasi tutti, e di farci una foto tutti con questo libro e rilasciare un messaggio sulla sua pagina Facebook, non so, te Lorella, sulle tue cose, tanto per divulgare questo libro, questa loro opera, questa loro bellissima cosa che hanno fatto insieme. Quindi penso che si possa fare sulla tua pagina, quindi lasceremo un pensiero. Paolo è poco social. Io non per niente. Paolo non è social, però Lorella sì. Però in un modo, visto che Lorella ha tante persone che la seguono per tante cose, potrà essere anche un modo per divulgare un po' questo bellissimo lavoro. Grazie. Grazie Donato, a te. Noi vorremmo ringraziare anche Angela Cingottini, che oltre ad aver scritto la prefazione del libro, insomma, ha fatto la presentazione, è venuta da Siena, ha curato tutto nei minimissimi particolari, perché è una persona estremamente seria, molto professionale, insomma, ha alle spalle tanti anni di insegnamento all'Università Pestalozzi di Siena. È una germanista, una persona che di cultura, di lettere anche lei, ed è una nuova amica, insomma, che ho avuto il piacere di inserire appunto nel clan delle amicizie. Grazie. Ecco, e allora là però, ecco, vuol dire? Posso? Certo. Allora, parlare alla fine non è mai facile, perché Lorello lo sa. Col dono che danno un colore a parole, come dissi l'altra volta, sembra un'atmosfera leggera, ma per me è molto pesante, a livello emotivo, giuro. Per cui di quello che dico, lo dico senza del controllo di quello che dico, cioè ho aperto il cervello, la parlo e non so quello che dico. Allora, io ho sempre visto mio fratello che scrive poesie, ha scritto un libro, se ne è vergognato tanto per tanto tempo, ha scritto il libro, finalmente siamo riusciti a farlo pubblicare, è una cosa molto bella, anche lui dedicata. Però anche quando mio fratello ha scritto le poesie, io l'ho sempre visto come un marziano. Nel senso, a scuola siamo abituati a fare temi, non siamo abituati a fare le poesie, per cui quando ti confronti con una persona che scrive un libro di poesie, pensi sempre che sia un eletto, no? Uno che riesce a mettere in un modo impossibile concetti e parole che poi letti diventano normali, ma te dici non sono capace. Dalle piccole letture che sono state date alle tue poesie e con il commento fatto da Paola, che ha fatto a modo suo, non pensando a quello che poteva essere la tua esperienza, è venuto fuori invece che ti sei ritrovata in quelle esperienze, ma ti sei ritrovata in quelle esperienze come mi ci sono ritrovato io. Perché quando ha letto, per esempio, io purtroppo parti del libro me ne sono perse, ma quelle poche che ho avuto la fortuna di ascoltare è l'esperienza mia da bimbo, è l'esperienza mia sulla bicicletta, è l'esperienza mia col gabbiano, perché chi è stata a Marina per forza di cose deve aver vissuto con gabbiano che lasciava il fronte sulla sabbia. Io amavo arrivare col pullman la mattina alle 8 per vedere questi famosi triangoli sulla spiaggia, che ti facevano capire che la vita, anche la notte, per questi animali è lì, no? E ti sentivi parte di una natura selvaggia, cioè Marina, uno di rossetto dove la trova la natura selvaggia, se non ne pensieri nessuno. Però quella era la nostra natura selvaggia, per cui quando tu hai raccontato a modo tuo
quello che la poesia ti richiamava, mi ci sono ritrovata anche io, quindi ho detto forse il marziano non è Lorella, no? Forse i marziani siamo tutti, è solamente un modo di esprimerci. Per cui mi è venuto in mente le lingue, cioè chi parla russo, chi parla cinese, però esistono dei vocabolari, dei dizionari che riescono a tradurre un concetto giapponese a un concetto italiano e ti rendi conto che poi quello che dicono loro è lo stesso di quello che diciamo noi. Per cui quello che riconosco io a questo libro non è un'offesa, è di renderti normale. Certo. Ok? Cosa che comunque se non avevo percepito, cioè ti vedevo come qualcosa di che vivi te con il tuo dolore, con la tua esperienza, con la tua forza, anche se quando ti vedevo passare, perché insomma, male siamo d'età, ti vedevo passare con la bicicletta per il corso, io ti ho sempre ammirato perché secondo me sei sempre stata una persona che ha sempre dimostrato una forza personale. Però questo era anche un fattore di distacco, perché a volte ti rende, cioè la persona forte, la persona che fa le cose che te percepisci come importanti, le percepisci quasi come una cosa io non ce la farò, oppure io sono una persona che come fa ad essere così forte, io no, io percepivo come debolezza, no? Questo libro invece mi riporta un po' a livello e mi rendo conto che tante esperienze che tutti abbiamo poi sono tutti uguali. Esatto. E ti rendo conto che, scusatemi, faccio un paragone che non vorrei fare, in questo momento c'è una guerra, no? In questo momento c'è stata la pandemia ci ha allontanati, la guerra ci fa diversi, ci fanno credere di essere diversi, e tramite questo libro invece ti riporta un po' alla realtà, no? Al concetto di amore, del tutti uguali e del vogliamoci bene, che è un concetto un po' usato e venduto, però è un concetto che se letto nelle parole è un concetto molto importante, perché solo se ti vuoi bene riesci ad accettare chi ha di più e chi ha di meno, solo se ti vuoi bene riesci ad accettare chi è diverso e ad accettare chi è uguale. Per cui il concetto di bene, che molto spesso sembra poco, invece se tutti li avessimo un pochino sarebbe un mondo migliore. E questo libro secondo me è quel vocabolario, è quel dizionario che ti fa capire che poi il mondo è bello. Grazie a te. Grazie a te. Voi, io sono felice di questa affermazione, perché la trovo veramente vera e molto molto bella, grazie. In questo momento ho aperto il cervello e dato la via, per cui mi un flusso di coscienza vero e proprio. Grazie a tutti. Io sono felice di questo. Vuoi leggere ancora una poesia? Sì. Di questo momento leggo la poesia, però ringrazio Angela, che è veramente una persona preziosa. Paola, e che siamo vicine di compleanno, per cui anche a lei buon compleanno. Grazie. Il 30 maggio. Sì, siamo lì. E saremo il 30 maggio al Firmacopie alla Mondadori. Mi fa passare il compleanno al Firmacopie. Ma facciamo, quale migliore dato? Ringrazio la Banca Tema, che è sempre disponibile, accogliente. Disponibile. E così. Appunto, comoda, l'accoglienza, una bella immagine, esatto, un cuore. Perché il discorso che ha fatto è questo, cioè l'accoglienza, la si rapensa. Questa stanza è nata agli altri, senza nessun tipo di. Questa è la stanza nata per l'accoglienza. È la stanza che viene messa a disposizione della città di Grosseto. Per cui qui dentro veramente c'è la parte amministrativa burocratica della banca, certo. Però c'è anche le associazioni, c'è chi vuole chiederci la stanza a disposizione, per cui l'accoglienza, penso che quando sei sul territorio, poi il territorio mare in mano è un territorio particolare. Immagino che sia. O gli va bene, cioè o lo ami o lo odi, perché il mare in mano è un po' scimmiato, no? Siamo maledetti, tu sì, sai. Però è vero, anche, è vero anche che il cinghiale, se lo ammaestri, è molto fedele. Cioè, non so se è mai successo, mio zio ce l'aveva il cinghiale, sono come i cani, se li ammaestri sono come i cani. Davvero, proprio come... Li conoscono. Sì. Riescono a riconoscere. Non pensa mai al cinghiale, no? Lo lega proprio al selvaggio, al selvatico, invece... Fondamentalmente, la razza qui, cioè... DNA poi
e un cinghiale con più male in mano, un maiale un po' più tagliato, no? La cotica un pochino più di male in mano. Grazie. Io va bene. Ringrazio Andrea. Paolo. Paolo, ringrazio la vita per questi 60 anni che continuo a dire sono finiti 60 e da domani iniziano 61. E quindi già un trauma dirlo, lo ripeto per fare esercizio. E quindi ringrazio Babbo Elio che è qua e tutti voi amici, scusate per la voce, è un momento di gioia perfetta e vi saluto con, ci salutiamo con questa poesia che ovviamente non trovo. Io sono negata a scrivere. Ecco. Vai. Dai, leggi da qua. Così. Una tragedia è fare l'elenco, Luciana. Luciana ha appena stampato il libro, fra poco. Quando lo presenterai? No, ma infatti ve lo vorrei venire a dire dopo. Ah, vabbè, scusa. No. Nove in biblioteca, infatti volevo chiedere a qualcuno qua presente, mi farebbe piacere la vostra presenza anche per condividere, è tutta una gioia. E poi una, sono due vissuti a confronto, cioè il mio e quello di Lorella. Sono due momenti, cioè, particolari, ecco, però sono, appunto, ripeto, due vissuti a confronto, quindi mi farebbe molto piacere anche perché è il mio primo libro e quindi sono abbastanza, per non dire molto emozionata e anche molto, insomma, un po' timorosa, un po', insomma, sono un pochino agitata, ansiosa e spero appunto di riuscire a, comunque anch'io, a dare un senso, un altro senso alla vita, con un'esperienza di un tuffo nel buio, negli abissi del buio, diversa ma ugualmente sofferta e forse ugualmente con la voglia di vivere. Grazie. E anche Luciana è una iena, perché si è cimentata nell'editare il libro da sola, sì, nello scriverlo da sola e pubblicarlo da sola, sì, testona più di me. Ma non di più, ho anche immaginato la copertina. Esatto, e è bellissima. E l'ho fatta fa, quindi, cioè, è bellissima, infatti. Quindi, no, ho avuto degli aiuti. Che si chiama il libro? Gocce di luna. Gocce di luna, scusa. Beh, ho avuto degli aiuti da parte dei giovani, infatti, dei miei giovani, del mio ragazzo, però diciamo che l'ho pensato, scritto completamente da sola, al computer che parla, con la sintesi vocale, e, diciamo, mettendoci, come penso ci abbia messo Lorella in tutte le sue opere, una spremuta d'animo, perché, come ha detto lei prima, effettivamente è vero, per noi che scriviamo, che anch'io racconto un po' la mia storia, ma in modo particolare, che lo vedrete anche nel mio libro, un po' particolare, sinceramente è un po' una, mettere su quelle pagine e rivivere momenti di dolore e di paura, ma anche di soddisfazione, perché nel lungo percorso della vita ci sono luci e ombre per tutti. Quindi il significato del libro ovviamente è quello. Niente di più vero. Concludiamo a tutti voi, per tutti noi, la gioia perfetta. La gioia perfetta è nascosta tra fronde ondulate, cullata da ombre sfruscianti e ovattate. A volte appare, accecante, illumina, irradia, iridata, travolge e scompare. Il cuore accecato da tanta bellezza
all'oblio si inchina. Ti hanno inventato il mare.